Arrestato un altro corriere della droga diretto nel Ragusano. È l'autista di un tir carico di ortaggi e destinato al mercato di Vittoria. È stato fermato dalla Guardia di Finanza a Messina all'uscita dal traghetto. Nel vano della motrice nascondeva 15 kg di hashish. Cinque anni di reclusione per il pensionato che a Pozzallo sparò alla badante, una donna di 35 anni venezuelana che dopo aver concluso l'attività di assistenza alla moglie dell'uomo voleva rientrare nel suo paese. Lo sparatore 80enne disse di aver agito perché turbato dalla partenza. Da lunedì cesse il commissariamento regionale della società di regolamentazione di rifiuti. Il commissario straordinario del Libero Consorzio dei Comuni Blei, Salvatore Piazza, ha designato Bartolo Giaquinta, primo cittadino di Giarratana, alla guida della società fino al 31 luglio prossimo. Licenziato a Pozzallo il comandante della Polizia Municipale Nicola Campo, è coinvolto in alcuni fatti citati dall'istruttoria prefettizia e sfociata nello scioglimento del comune di Pachino, di cui era dipendente. Il provvedimento firmato dal sindaco Ammatuna, imputato proprio per la sua proroga. A Vittoria i carabinieri hanno sventato un furto ai danni del supermercato Despar di via Rattazzi. I ladri con un'auto Ariete stavano cercando di sfondare la saracinesca che conduce nel deposito. L'arrivo dei militari li ha messi in fuga. Preziose per le ricerche le immagini della videosorveglianza. Kg di hashish, un carico di tutto rispetto per i ricavi che avrebbe potuto produrre nel mercato illegale della droga. Erano nell'abitacolo di un tir, più esattamente nel vano della motrice di un auto articolato di grosse dimensioni, occultato in un sacco di plastica. La sistemazione e l'alloggiamento avrebbero dovuto neutralizzare anche i controlli affidati ai cani antidroga. Ma non è andata così e gli uomini della Guardia di Finanza hanno localizzato e scoperto il pesante involucro con la sostanza stupefacente. Arrestato il corriere, un vittoriese di 56 anni, Salvatore Barca, autista del mezzo come dipendente dell'azienda di autotrasporto che ne è proprietaria. Il tir si trovava nell'approdo delle navi di Tremestieri, dove era appena sbarcato dal traghetto con il quale aveva attraversato lo stretto in direzione della Sicilia. L'automezzo, carico di frutta e verdure, era diretto al mercato di Vittoria. È l'ennesimo viaggio della droga in quantità di grosse partite di spaccio verso la provincia di Ragusa, un fenomeno che sta assumendo proporzioni allarmanti non solo per le stime sul consumo di stupefacenti in forte crescita, ma anche per la frequenza con cui i corrieri riforniscono la piazza di Ragusa. E i dati sono solo quelli degli arresti, mentre non si può escludere che in tanti altri momenti analoghe missioni siano giunte indisturbate a destinazione. Salvatore Barca è stato arrestato in flagranza per traffico di sostanze stupefacenti e condotto nel carcere di Messina Gazzi. Cinque anni di reclusione per il pensionato ottantenne di Pozzallo accusato di aver sparato alla badante. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Ragusa con il rito abbreviato. L'uomo fu arrestato dai carabinieri poco meno di un anno fa per il tentato omicidio della badante venezuelana di 34 anni che si prendeva cura della moglie non autosufficiente. Per l'uomo, che si era avvalso della facoltà di non rispondere dinanzi al magistrato in sede di interrogatorio di garanzia, la pubblica accusa aveva invocato la pena di 7 anni e 8 mesi di reclusione. Il reato di tentato omicidio è stato derubricato in lesioni aggravate dall'uso dell'arma che l'anziano teneva illecitamente in casa. I fatti accaddero nella casa dell'anziano a Pozzallo in via Fermi, dove l'uomo viveva con la moglie malata, accudita proprio dalla badante, contro la quale esplose un paio di colpi con la pistola giocattolo illegalmente modificata, colpendola al polso e all'addome. La donna fu ricoverata in ospedale e sottoposta ad intervento chirurgico, mentre l'uomo fu arrestato e posto in detenzione domiciliare nella stessa abitazione.
Fu il figlio del pensionato ad accorrere per primo, chiamato dalla stessa badante ferita. Il figlio, dopo una breve colluttazione, riuscì a disarmare l'anziano padre e a calmarlo. Arrivarono anche i carabinieri e l'ambulanza. L'ottantenne ebbe quella reazione criminale alla notizia che la donna sarebbe andata via per fare rientro nel suo paese. L'uomo tentò di accreditare la versione che il rapporto affettivo che si era instaurato era tale che la notizia della partenza lo gettò in uno stato di turbamento. Ma tutto ciò non cambia di una virgola la gravità del gesto criminale, che avrebbe potuto anche uccidere la donna. La gestione del ciclo di rifiuti è da 20 anni nel cono d'ombra degli sprechi, delle distorsioni, delle speculazioni, a volte di vere e proprie ruberie accertate. Dopo la fase degli ATO, i cosiddetti ambiti territoriali ottimali, c'è stata quella delle SRR, le società di regolamentazione rifiuti, altrettanti bracci istituzionali di emanazione della regione, che non hanno quasi mai funzionato, al punto che sono stati affidati per necessità a funzionari regionali nominati commissari. Da lunedì questo assetto finisce in diverse province, tra le quali Ragusa, dove il governo della regione ha posto un divieto di proroga del commissariamento in atto. Insomma, devono cavarsela i comuni da soli. E proprio in vista di questa scadenza, oggi quelli iblei si sono confrontati nella sede dell'ex provincia per designare uno dei sindaci responsabili di questa fase post-commissariale, almeno nel senso di funzionari regionali dotati dei poteri di commissario in senso tecnico. Il commissario straordinario del Libero Consorzio, Salvatore Piazza, designato dal governo regionale commissario ad acta nella definizione di questa procedura, ha proposto, previa consultazione con il primo cittadino di Ragusa, Peppe Cassì, il nome del sindaco di Gerratana, Bartolo Giaquinta, per la guida della società fino al 31 luglio prossimo. La nomina sarà formalizzata lunedì. Guarderà solo la discarica e l'impianto del TMB. E credo che sarà solo per poche settimane, perché l'impianto dovrà rientrare in ordinario passando nella competenza della SRR con l'autorizzazione definitiva al funzionamento. Quindi questo è un provvedimento che servirà a dare continuità all'impianto e quindi garantire a tutti i comuni della provincia di Ragusa la possibilità di conferire l'indifferenziato senza eccessivi problemi. Il passaggio da ATO ad SRR è stato fatto, firmato e vincolato all'arrivo della cosiddetta AIA, cioè dell'autorizzazione definitiva al funzionamento dell'impianto, che dovrebbe arrivare in questi giorni, in queste settimane. Arrivata l'AIA si rientra in ordinario. Il bilancio sicuramente è positivo, territorio che offre molto sensibile alle problematiche ambientali, appunto a livello impiantistico. Abbiamo anche l'impianto di compostaggio di Vittoria, che è in fase di la procedura è in corso per quanto riguarda il ripristino e quindi l'avvio pure, che potrebbe già avvenire nell'anno 2019 con l'intervento della regione. Dal punto di vista della raccolta differenziata siamo ad ottimi livelli, abbiamo superato il 50% di media su base provinciale, quindi tutti i comuni ormai sono quasi tutti in ordine per quanto riguarda anche l'obbligo di legge che riguarda il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata. E l'impianto di trattamento meccanico biologico, un altro obiettivo raggiunto, che permette a tutti i 12 comuni del territorio di poter conferire i rifiuti residuali dalla raccolta differenziata, quindi tutto l'indifferenziato viene conferito qui a Cava dei Modicani e quindi senza più quelle viaggi in discariche fuori dal territorio provinciale. La provincia di Ragusa è in una situazione ottimale rispetto alle altre province, alle altre 4 province interessate alla cessazione del commissariamento, perché già gli impianti del TMB sono funzionanti, e la differenziata ha raggiunto già un livello abbastanza accettabile. E quindi adesso si tratta di passare la mano al presidente della SRR
e quindi emettere un'ordinanza che possa consentire la gestione integrata dei rifiuti per tutta la provincia e possibilmente tutto all'interno della provincia. È accusato di aver attinto al conto corrente delle multe per fini personali e il sindaco Roberto Ammatuna lo ha licenziato. E Nicola Campo, comandante dei vigili urbani, transitato al comune di Pozzallo da quello di Pachino, dove sarebbero avvenuti i fatti. E ci sarebbe anche dell'altro nella relazione che ha portato allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio Comunale del Centro Aretuseo. E così Ammatuna, con una determina firmata ieri, ha licenziato il comandante della Polizia Locale. Il dirigente era stato assunto grazie alla mobilità esterna per 3 anni al comune di Pozzallo. Il comandante potrà però tornare a prestare servizio a Pachino, comune di cui è dipendente, in attesa dei provvedimenti della triade prefettizia che reggerà il comune. Proprio la nomina del comandante dei vigili urbani, unitamente al potenziamento dell'organico, erano stati oggetto di critiche, polemiche e ricorsi che avevano indotto Ammatuna a denunciare pubblicamente un'azione di sabotaggio contro il comune e a fargli dichiarare di essere pronto alle dimissioni. E io ho fatto una denuncia perché c'era un tentativo di bloccare la macchina amministrativa con esposti e con controlli asfissianti tutti i giorni la macchina del comune. Ho avuto un chiarimento con il prefetto, il comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza, e quindi siamo ripartiti e vogliamo andare avanti. Ci sono diversi modi per bloccare la macchina amministrativa, o per incapacità degli amministratori o perché qualcuno cerca di contestare tutti gli atti amministrativi, anche meno importanti, e quindi tu passi il tempo delle tue giornate a rispondere a contestazioni di vario tipo. Io penso che il ruolo di un'amministrazione deve essere quello di risolvere i problemi, non può essere solo di difendersi da accuse assolutamente, la maggior parte delle quali assolutamente infondate. Io ho letto la relazione del prefetto di Siracusa a proposito dello scioglimento del comune di Pachino. In questa relazione si fa cenno anche su un ipotetico coinvolgimento del dottore Campo. Una delle cause può essere determinata anche, non so, dai suoi comportamenti, ma sono solo ipotesi. E però è una relazione prefettizia che porta a uno scioglimento del Consiglio Comunale per Mafia. Io penso che la cautela in queste cose deve essere massima. Io sono un garantista, fino a quando non ci sono condanne nessuno è colpevole, anche perché sono principi costituzionali a mio avviso importanti, e per non dire sacri. E qui però andiamo oltre. I ladri avevano preso di mira il supermercato Despar di via Rattazzi a Vittoria e con un'autovettura stavano cercando di sfondare la saracinesca per aprirsi un varco e poi razziare quanta più merce possibile. Il rumore provocato dai tentativi di sfondamento ha allertato qualcuno che ha telefonato al 112. I carabinieri giunti sul posto hanno fatto in tempo ad avvicinarsi ai malviventi e a intuire i loro piani di messa in atto della classica spaccata, ma a quel punto la banda è riuscita a fuggire. Il punto d'ingresso prescelto dai malviventi li avrebbe condotto nel deposito, dove è molto ingente la quantità di prodotti disponibili per la vendita. Dei ladri nessuna traccia, ma le indagini proseguono grazie agli elementi contenuti nelle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. Le ricerche sono quindi già orientate verso alcuni soggetti che potrebbero rispondere agli indizi raccolti. La tecnica del furto con sfondamento di porte e vetrine dei negozi e attività economiche è stata ampiamente utilizzata in passato da una banda che ha terrorizzato i commercianti di tutta la provincia, mettendo a segno colpi devastanti nei quali, a fronte del bottino portato via dai malviventi, era enormemente più grave il danno distruttivo prodotto. I componenti di quella banda sono stati tutti arrestati, ma evidentemente la tecnica continua a destare l'interesse della malavita locale.
Dopo mesi di veleni e polemiche, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana ricomincia a dotarsi degli organismi statutari per riprendere la sua normalità, dopo il trauma del commissariamento imposto sostanzialmente al fine di estromettere anzitempo il sovrintendente Giorgio Page. A questi tutti riconoscono ottimali doti di competenza e capacità nell'esercizio del ruolo e attribuiscono il merito di avere risanato e rilanciato al meglio la fondazione. Non di meno, prima della scadenza dell'incarico, gli è stato dato il ben servito con modalità, le dimissioni forzate della maggioranza dei consiglieri d'amministrazione per fare decadere l'intero organismo e insediare un commissario, che hanno rivelato una certa fretta nell'offrire la poltrona al successore. L'impatto delle polemiche e la reazione corale delle proteste sono stati tali da avere suggerito probabilmente cautela almeno nei tempi. Pare che sulla poltrona abbia messo gli occhi Esther Bonafede, che l'ha già occupata ma che di fatto ha un profilo squisitamente politico, come testimoniano i suoi incarichi di assessore e le sue responsabilità nel corso degli anni nel partito di Salvatore Cuffaro, al quale ancora oggi si dichiara coerentemente legata. Intanto però nell'Orchestra Sinfonica Siciliana si chiude la fase del commissariamento. Si è infatti insediato il nuovo consiglio d'amministrazione. Presidente Stefano Santoro, componenti Marco Intravaia, nominato dalla Regione, Sonia Giacalone in rappresentanza dei lavoratori della Fondazione e Giulio Pirrotta in rappresentanza del Comune di Palermo. Il consiglio avrà la durata di 3 anni. Figura centrale per la vita della Fondazione e per l'attività dell'Orchestra Sinfonica Siciliana è quella del soprintendente, che sarà nominato prossimamente. Una lapide, un tempo murata nella nicchia dell'androne di accesso, insieme ad uno stemma con 2 draghi che sostengono un castello con 3 torri, riportano l'anno di nascita. È nel 1492 che Guglielmo Raimondo Castello riceve la concessione di edificare un fortilizio. 2 anni dopo il castello di Biscari è realtà, nel feudo che ha già 2 secoli di vita ed è divenuto un piccolo centro urbano. Ricostruito dopo il terremoto del 1693, oggi il castello si appresta a vivere una fase di restauro interno e di riqualificazione urbana e ambientale dei suoi giardini. La Regione vi ha destinato 1.152.000 euro provenienti dal programma finalizzato a favorire gli interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali per la realizzazione di infrastrutture e per l'accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico. Il progetto presentato nell'ottobre 2018 prevede la messa in sicurezza del nostro castello, quindi particolarmente non so, l'ammodernamento, la realizzazione dell'impianto antincendio, impianto elettrico, sostituzione infissi, sistemazione del tetto e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Insomma, l'intenzione è quella di renderlo agibile e poterlo far utilizzare ai nostri cittadini. E momentaneamente, insomma, siamo un po' cauti, siamo stati ammessi a finanziamento, aspettiamo la graduatoria. Siamo fiduciosi però, perché è un bel progetto, speriamo che venga finanziato. Noi contiamo proprio di inserire il nostro paese, il nostro castello, all'interno di un circuito turistico ben più ampio, per portare avanti e valorizzare le nostre bellezze, perché ne abbiamo tante. Thank you.
Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, a nord, bel tempo con cieli sereni. A sud, bel tempo con cieli quasi sereni. In serata, a nord, bel tempo con cieli sereni. A sud, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Previsioni per domani. Al mattino, a nord, bel tempo con cieli sereni. A sud, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, a nord, bel tempo con cieli sereni. A sud, bel tempo con cieli sereni. Potrebbe essere un derby bleofreticida a mettere il bastone tra le ruote lungo il cammino del Barina di Ragusa verso la promozione diretta in Serie D. La penultima giornata del campionato di eccellenza oppone i rossoblu il Santa Croce Camerina, che dopo una fase difficile potrebbe trovare le giuste motivazioni per il meritato riscatto. Per l'11 di Utro, quella in programma a Kennedy non è la partita morso due vita mea, però è importante non arrivare allo scontro diretto con il Palazzolo nell'ultima giornata di torneo all'Aldo Campo in condizioni difficili. Il Santa Croce dal canto suo, solo vincendo, rimane ancora attaccato alla speranza di disputare i playoff. Con i tre punti potrebbe agganciare il Milazzo nel caso di sconfitta di quest'ultima scordia. Dal punto di vista tecnico, Marina di Ragusa, condizionato da due assenze pesanti, mancheranno Vindigni e Pellegrino, entrambi squalificati. Finora nessuna certezza sulle soluzioni alternative che il tecnico vorrà adottare per ovviare soprattutto all'assenza del capitano. È probabile che sia Sangaré a prendere il suo posto, ma Utro deciderà solo poco prima del fischio d'inizio. In promozione il Ragusa si appresta a festeggiare il ritorno in eccellenza. Ci sono ancora due giornate da giocare, ma gli azzurri hanno 5 punti di vantaggio sul Real Siracusa e sono quindi favoritissimi, anche perché devono affrontare due squadre ormai salve che non hanno nulla da chiedere al campionato. All'Aldo Campo si gioca domani con il Don Bosco 2000 ed il pubblico di casa potrà festeggiare insieme ai propri beniamini e alla dirigenza. Resterà poi la trasferta allo Scapellato di Scicli per l'ultima giornata contro l'Atletico. Il Frigentini, già salvo, si prepara a chiudere in bellezza la stagione. I rossoblu giocheranno in casa per il penultimo turno di campionato. Il comitato regionale ha tuttavia fissato per domani la partita contro lo Sporting Priolo, visto che la squadra siracusana è impegnata nella lotta per i playoff e bisogna assicurare la contemporaneità alle partite, mentre ha spostato a sabato la gara del Modica contro l'Atletico Scicli, irrilevante per la classifica. Il Modica cerca il riscatto con l'Atletico Scicli, che ha ottenuto la salvezza vincendo contro il Caltagirone. Il Pozzallo si congederà dai suoi tifosi giocando contro il Floridia al Comunale. Serve una vittoria alla Virtus contro il Messina nell'ultima giornata della regular season del campionato di Serie C Silver, per mantenere il primo posto in classifica e avere la strada spianata verso la promozione in B. La sconfitta e la contemporanea vittoria del Torrenova, attualmente seconda, porterebbero quest'ultima al primo posto in graduatoria, complicando il percorso degli Iblei. Tuttavia, stando ai lavori tecnici in campo, lo scontro con il Messina non dovrebbe destare particolare preoccupazione, considerato che i peloritani non hanno ormai nulla da chiedere al campionato, a differenza di Sorrentino e Company. È stata una settimana di allenamenti intensivi, collettivi e individuali, purtroppo travagliata per via di alcuni infortuni, comunque non gravi. Coach Di Gregorio potrà contare su tutti i propri giocatori, poi inizierà il percorso per la conquista della serie superiore. L'Olimpia Comiso si tuffa nei playoff promozione. Il quintetto di Davide Ceccato giocherà questa sera alle 20 al Paladavolos contro Messina per gara 1 della semifinale. Gara 2 si giocherà a Messina domenica 7 aprile, mentre l'eventuale bella è fissata a Comiso la domenica successiva. La squadra ha preparato con cura ed impegno la fase decisiva della stagione, che potrebbe portare alla promozione in Serie C Silver. Ostacolo sulla strada dell'Olimpia anche Gela, che gioca l'altra semifinale contro Piazza Armerina. L'Olimpia ha chiuso in testa alla classifica appaiata con Melfas Gela, ma i gelesi per differenza di canestri sono primi. I comisani hanno già battuto Messina in campionato, ma occorre stare molto attenti ad evitare passi falsi. Nell'Olimpia Ernesto Savarese, Marcus Russell e Matteo Celesti sono gli uomini di punta, ma è tutto il roster ad aver dimostrato molta determinazione. Coach Ceccato a disposizione diverse soluzioni. Messina, che ora si è anche rinforzato, ha preso un playmaker argentino.
Sì, l'abbiamo battuto in casa e fuori, però queste qua sono partite che si azzera tutto quanto, per cui c'è una posta in palio un po' più grossa, c'è l'ingresso in finale e per cui sono sempre partite un po' a sé, per cui cancelliamo quello che è stato fatto e da stasera si fa una nuova avventura. La squadra si è preparata bene, cosa temo? Temo che loro non hanno niente da perdere. Tra virgolette neanche noi, perché all'inizio dell'anno non era preventivabile chiudere il campionato al primo posto, però come ho detto tante volte l'appetito viene mangiando. Cosa temo? Temo la loro tranquillità, solo quello temo, perché comunque loro, ripeto, non hanno niente da perdere e per cui verranno a Comiso molto tranquilli. La Passalacqua fresca vincitrice della Coppa Italia è fortemente protesa a credere nel traguardo del primo scudetto. È concentrata sulla gara 1 dei quarti di finale dei play-off, in programma giovedì prossimo 4 aprile alle 20.30 al Palaminardi. Avversaria delle biancoverdi è la sesta classificata nella fase regolare, Lucca. Domenica 7 aprile, in programma gara 2 al Palatagliate, mentre l'eventuale bella sarà disputata ancora al Palaminardi mercoledì 10. Si andrà poi avanti con le semifinali ed è probabile che Ragusa, nel caso di vittoria con Lucca, incontri Venezia, classificatasi al secondo posto dopo aver condotto il campionato in posizione di testa. Le lagunari hanno ceduto infatti il primo posto a Schio per differenza canestro andando a perdere all'ultima giornata e per un solo punto sul parquet del San Martino di Lupari. La squadra di coach Recupido sta lavorando molto nonostante questo fine settimana non debba tornare in campo. Il tecnico ed i preparatori sono impegnati per far mantenere alla squadra una condizione fisica eccellente per preparare lo sprint finale. Le toscane di coach Serventi sono avversarie temibili, si fregiano di un recente scudetto alle spalle e sono forti di un ottimo impianto di base grazie alle straniere Vaug, seconda marcatrice del campionato dopo Derica Hamby, Treffers e Graves. La panchina non è molto ben attrezzata e la Passalacqua, almeno da questo punto di vista, è più competitiva, fermo restando che Lucca è il miglior quintetto arrivato ai quarti.